Una Costituzione da amare con il Comitato per il Bene Comune che ha valorizzato la carta principale dello Stato italiano. Si è svolta così una manifestazione importante venerdì sera nella Sala Rosario Curia della Viale Roma di Bisignano, che va a ridare importanza alla Costituzione a 70 anni di distanza dalla nascita. Con la consegna del testo ai neo-diciottenni, la città bisignanese ha regalato così attimi importanti di democrazia, come è stato appurato anche nelle parole dell'amministrazione comunale, ben rappresentata dall'assessore alla cultura Ornella Gallo, nonché dal sindaco della città cratense Francesco Lo Giudice. E la presenza dell'Istituto Siciliano in sala, rappresentato in questo caso dal dirigente scolastico Andrea Codispoti e dal professore Rosa Albino Turco, si sposa anche con le belle notizie che sono giunte per l'Istituto nelle scorse ore, che ha conquistato altri due indirizzi. La democrazia quindi si è sposata anche con la cultura, con il sapere e con quanto affermavano i padri costituenti, che hanno approvato una carta straordinariamente attuale. Per non perdere la bussola in un momento di grandi crisi, soprattutto politiche. Andiamo a sentire le interviste raccolte nel post-evento. Allora, serata importante questa per Bisignano, la consegna della Costituzione ai ragazzi. Prima con il professore Turco, una bella manifestazione. La Costituzione dopo 70 anni è ancora di moda, possiamo dire così. Io credo che la Costituzione intanto ancora resta da attuare e questo perché molte delle questioni centrali nel nostro Paese, mi riferisco alle questioni sociali, alle tante problematiche economiche, soprattutto nel Mezzogiorno, che riguardano il mondo dei giovani e del lavoro, ancora resta inattuato. Io mi riferisco all'articolo 1 della nostra Costituzione, una Repubblica fondata sul lavoro. E questa Repubblica deve garantire il lavoro ai giovani. Purtroppo a 70 anni ancora nel nostro Paese questo obiettivo non è stato raggiunto perché probabilmente, ecco, il principio costituzionale da parte delle forze politiche che hanno governato questo nostro Paese non hanno sufficientemente rispettato il dettame dei padri costituzionalisti. Quindi noi facciamo questa manifestazione stasera e consegneremo la Costituzione ai nostri giovani che compiono 18 anni e sono 92 nel territorio del Bisignano, perché riteniamo che conoscere la Costituzione significa poterla poi attuare e nello stesso tempo creare nei giovani la coscienza democratica, progressista, che può aiutare il nostro Paese ad affrontare i grandi e gravi problemi che ci attanagliano. Ecco, Umile è un giovane, d'altronde appassionato di Costituzione, e dire che lo scorso anno ha rischiato anche di essere quasi stravolto. Beh, diciamo che preferirei parlare più che altro di quello che si può fare adesso, attualmente, per diffondere la Costituzione. Oggi con questa splendida iniziativa che abbiamo voluto organizzare sia per celebrare questo importante anniversario, importante nel suo significato storico e culturale, ma altrettanto importante è la valenza attuale dei valori contenuti nella Costituzione e dei diritti tutelati. E che oggi abbiamo voluto proprio approfondire e consegnare una copia della Costituzione ai nuovi cittadini del domani, perché è giusto che si parta dai principi della Costituzione per augurio nella loro entrata nello status di cittadini a tutti gli effetti. Il Comitato comunque continuerà questo tipo di iniziative. A settembre abbiamo avviato un ciclo di seminari, le cui analisi sono state condensate in un documento che sarà protocollato al Comune, che tratta di materia ambientale, mentre appunto in primavera avvieremo un secondo ciclo di seminari che avrà come tema la democrazia costituzionale e grazie a questi seminari continueremo questo percorso sulla valenza attuale della Costituzione. Infine, colgo l'occasione per ringraziare tutti i soggetti che hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa e tutti i ragazzi che si sono presentati a collaborare con noi e a passare una serata insieme su questi valori e su questi principi.
Ornella Gallo, ieri una bella notizia sul siciliano, due nuovi indirizzi, la dimostrazione che la cultura, il mondo della scuola forse lentamente sta tornando ad occupare un ruolo centrale in questa città. È vero Massimo, sono veramente contenta, ma contenti come amministrazione, perché la conquista di nuovi indirizzi per il siciliano significa poter lavorare quest'anno per il raggiungimento dell'autonomia e quindi sperare in un'autonomia solida. In realtà mancano pochi alunni, a noi mancano circa 30 alunni per poterla raggiungere, quindi crediamo fortemente che questo valore aggiunto costituito dai due nuovi indirizzi possa veramente portarci sulla buona strada al raggiungimento della tanta agognata autonomia.